mercato cinese è una grande opportunità per le imprese italiane, però non la stanno ancora cogliendo appieno. Perché? Le imprese italiane devono cogliere il mercato cinese perché in Cina c'è una grande opportunità per l'Italia, c'è una gran fame d'Italia e l'Italia è molto stimata e valorizzata nel mercato cinese dai consumatori cinesi che ritengono che abbia delle peculiarità, dei valori e delle qualità sicuramente sopra la media di altri paesi, e soprattutto in questo settore dell'arredamento e degli accessori per arredamento. L'Italia è importante che sia più presente in Cina di quanto lo sia oggi. C'è stata una crescita tra il 2011 e il 2010 del fatturato dei prodotti italiani di questo settore in Cina, una crescita sostenuta, ma ben poco rispetto a quanto potrebbe essere. Ci deve essere più presenza delle aziende italiane, più presenza diretta, più presenza personale, più cura a quel mercato che è in grande e forte sviluppo e che può dare grandissime soddisfazioni alle aziende italiane, molto più di quanto lo sia oggi. Per cui una richiesta che esiste, una domanda che esiste, le imprese italiane devono solo prendere coraggio e andare in Cina. Quali sono le istruzioni per l'uso, le avvertenze che lei dà alle imprese italiane? Prima di tutto tutelare i loro diritti di proprietà intellettuale, i marchi, i brevetti, i design, diritti d'autore, tutto ciò che può essere tutelato, che vale la pena essere copiato e che non può essere mantenuto segreto. Questo è fondamentale, munirsi, corazzarsi con dei titoli di proprietà intellettuale in Cina, in assoluto è importante, ancor più come aziende straniere operanti in quel mercato. Secondo, è importante che ci sia una presenza italiana in quel mercato, delle aziende o come gruppi di aziende che abbiano una presenza in loco, che vedano effettivamente cosa avviene nel mercato, che supportino e controllino chi opera nel mercato per loro, e questo a garanzia della bontà e del corretto sviluppo di quel mercato per le loro aziende. Questa è la seconda, sono le due necessarie premesse. Ecco, questo. E poi ovviamente il mercato va aggredito con convinzione, con determinazione, con decisione, e oserei dire oggi, come in un mercato globale quale è quello attuale, anche con cattiveria. Un'ultima battuta, un'analisi costi-benefici, certamente è un costo, una difficoltà in più premunirsi contro potenziali contraffazioni, ma il mercato ne vale la pena? Beh, se un mercato di 1.370.000.000 di persone che da una dozzina d'anni cresce al ritmo del 9-10% all'anno di PIL non vale la pena, quale altro può valer la pena a questo punto?